Margherita Bottino, psicologa, psicoterapeuta, si occupa di adolescenti, bullismo, okay? Violenza sulle donne minori. Okay. Bene, hai tutto? So che... Allora, l'intervento alle famiglie omogenitoriali, bisogni, sfide, quotidianità. Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono molto contenta di avere l'opportunità di parlare di questo argomento con i miei colleghi. È un argomento che, come è già stato ampiamente detto dalle relazioni precedenti, tocca anche dal punto di vista professionale molti di noi come clinici, come terapeuti, come periti, insomma in vari ambiti. È un argomento che è giusto conoscere, anche perché è giusto conoscere da tanti punti di vista, tra cui quello clinico ma anche quello scientifico, visto che spesso su questo argomento si sono sentite tante cose non sempre documentate. Devo accenderlo, ok. Ce la possiamo fare. È acceso. On. On. Ah, okay. Ok, ce la possiamo fare. Di famiglie omogenitoriali si è iniziato a parlare in Italia nei primi anni 2000, in particolare tra il 2004 e il 2005, in cui hanno iniziato ad uscire alcune prime pubblicazioni e in cui è nato anche l'associazione Famiglia Arcobaleno, che appunto riunisce i genitori omosessuali. Prima da allora la maggior parte dei genitori omosessuali erano quelli rappresentati dalle cosiddette famiglie ricomposte, di cui avete parlato ampiamente, dette anche volgarmente ex etero, che all'inizio facevano parte insieme a Famiglia Arcobaleno dell'associazione, ma che poi, viste le tante differenze tra queste e invece le famiglie che sono nate all'interno della coppia omosessuale, hanno costituito una propria associazione che si chiama Rete Genitori Rainbow, mentre Famiglia Arcobaleno è rimasta a rappresentare le famiglie che nascono già all'interno della coppia omosessuale. Già nel 2008 Panorama apriva una copertina con "le famiglie gay ci sono già", perché tante volte si sente parlare dell'autorizzare le famiglie gay. In realtà è stata una realtà che è nata al di là di leggi, autorizzazioni, permessi, ma è nata spontaneamente, si è costituita anche appunto in gruppo, e da un piccolo gruppo di mamme che c'era a fine anni 90, primi anni 2000, adesso si tratta di un numero veramente ampio di persone. C'è stato quello che si chiama gay baby boom, che gli americani, che fanno crasi ovunque, chiamano gay baby boom, per cui sempre di più ci sono famiglie anche nella nostra regione, anche nella nostra città, di donne o uomini con figli. Ma appunto, dicevamo, cosa dice la ricerca scientifica? Voi saprete tutti che l'anno scorso, forse avete anche già parlato, quando c'è stato tutto il dibattito per la legge cosiddetta Cirinnà, si è sentito tanto, ma non forse tutto, a solide basi scientifiche. Come si diceva anche prima, negli Stati Uniti le ricerche vanno avanti da decenni su questo argomento, per cui ci sono filoni di ricerca longitudinali di 30-40 anni e studi anche di meta-analisi, cioè che mettono a confronto tante ricerche, perché il materiale è ormai di 40 anni e molto numeroso. Queste sono alcune delle ricerche, la presentazione ovviamente sarà disponibile come relazione sul sito, per cui tutto questo materiale sarà a vostra disposizione. Ho fatto delle slide un po' cicciotte perché c'è tanto da dire, ma anche perché fosse poi materiale di consultazione per chi è interessato all'argomento successivamente. Queste sono ancora delle ricerche principali. Cosa dicono in sintesi le ricerche americane, canadesi e anglosassoni? Dicono che non c'è alcun danno sui figli dovuto alla composizione familiare, che nelle famiglie omogenitoriali
il genere, diciamo, i ruoli sono meno confinati dal genere, le famiglie sono più flessibili, più egualitarie e condividono di più i compiti domestici, i compiti di cura nei confronti dei figli, e vanno più su ciò che uno ha come proprio interesse, propria attitudine, propria preferenza, che su ruoli di genere stereotipati. Che sono anche i figli meno confinati, hanno aspirazioni professionali, stili di gioco, passioni di gioco, abbigliamento, scelte sportive, scelte di studio meno stereotipate nel genere. Sono famiglie che fanno percorsi lunghi, soprattutto quelle che si rivolgono alla procreazione medicamente assistita, perché sono percorsi non diciamo semplici, spesso si rivolgono a noi clinici prima, durante e dopo il percorso, per cui sicuramente sono genitori molto consapevoli, molto dediti, con una grande cura dei figli, anzi forse a volte anche troppo, perché si rischia una cura veramente forte. Nei figli le funzioni cognitive, l'autostima e il benessere psicologico risultano equiparabili a quelli dei figli delle famiglie eterosessuali, e sono figli che spesso dimostrano una tolleranza alle altre diversità maggiore, per ovviamente forza di cose. Una cosa interessante, sostenuta anche poi dal professor Caffo, il neuropsichiatra infantile fondatore di Telefono Azzurro, è anche rispetto a ciò che si diceva prima, che i bambini hanno una loro abilità a trovare, scegliere le figure di riferimento, i ruoli nel proprio contesto familiare e sociale. Questo succede a tutti, anche a famiglie, anche nelle famiglie eterosessuali. Per cui il fatto che ci debbano essere due ruoli distinti, opposti nella famiglia, perché debbono incamerare per esempio la funzione normativa, la funzione di contenimento, la funzione di separazione, e in molte ricerche e anche da professor Caffo viene considerato ormai uno stereotipo obsoleto. Altre ricerche, anche queste molto ampie, continuano a ribadire che, come è stato detto anche prima, scusate, la differenza la fa la qualità delle relazioni di accudimento, non il sesso o l'orientamento sessuale dei genitori, e che gli ambienti domestici forniscono la stessa probabilità di supporto e realizzazione dello sviluppo dei figli. E ancora altre ricerche con campioni molto grandi che vanno a ribadire gli stessi concetti. In Italia si è iniziato a fare ricerca, per cui da qualche anno ci sono studi italiani importanti. C'è uno studio di Roberto Baiocco, che è dell'Università della Sapienza, in cui anche qua si parla di somiglianza tra modelli più che di differenza. C'è un altro studio che usato con l'osservazione delle interazioni familiari tra coppia e tra coppie e prole, che la qualità delle interazioni triadiche familiari non è influenzata dalla composizione familiare. C'è il lavoro di Baiamonte, che è pubblicato nella ricerca, nel volume appunto Le famiglie omogenitoriali in Italia, relazioni familiari e diritti dei figli, Bastiano di Chiaramonte, anche qua ricerche sempre con la valutazione dell'interazione madre-bambino, in cui si conclude che la qualità delle dinamiche interattive e triadiche nelle famiglie omogenitoriali del gruppo studiato risulta complessivamente adeguata e funzionale. Ci sono stati, in un corpus di ricerche veramente di centinaia e centinaia di ricerche, ci sono state alcune ricerche che hanno detto cose diverse. Queste ricerche, è vero dire che sono state sconfessate spesso dalla stessa comunità scientifica, spesso dalle stesse riviste che le ha pubblicate, che hanno fatto poi indagini interne per capire perché il peer reviewing era stato superato e queste ricerche poi fossero state effettivamente pubblicate. In particolare quella di Regnerus, che è una delle più importanti, che però ha fatto il campionamento delle famiglie omosessuali chiedendo questa domanda: da quando ai figli, da quando sei nato all'età di 18 anni o fino a che hai lasciato casa per stare per conto tuo, uno dei tuoi genitori ha mai avuto una relazione romantica con qualcuno dello stesso sesso? Ed è chiaro che crea un campione spurio, perché un conto è una coppia che fa un percorso di genitorialità insieme e alleva dei figli. Un conto è un mare magnum, cioè chiunque nella vita del bambino, che il bambino ai tempi lo sapesse, non lo sapesse, che questa relazione sia stata di una settimana, di 10 anni,
che questa relazione abbia fatto sì che l'altra persona ha avuto un ruolo educativo genitoriale oppure no, crea un campione che non ha potuto reggere il confronto col campione eterosessuale. E la stessa cosa, altre ricerche che hanno mischiato la categoria ricomposta con la categoria detta pianificata, cioè la coppia che alleva figli nati all'interno della propria coppia con un proprio progetto, in cui c'è la variabile della separazione, la variabile del divorzio, che rendono incomparabili in realtà i due campioni e creano un campione quindi spurio, mentre il campione eterosessuale era sempre solo di famiglie con un matrimonio e con i figli all'interno del matrimonio. C'è anche qui, troverete nella relazione, un link della Columbia Law School in cui aggiornano continuamente il corpus di ricerche. E quindi la domanda che ci si pone è: se le ricerche continuano a ribadire che, come recita un film, che tra l'altro non mi piace neanche, i ragazzi stanno bene, cosa può aiutare? Cambiamo, ribaltiamo la domanda. Per parlare di questo faccio un brevissimo excursus su alcuni concetti che riguardano la popolazione omosessuale che forse non tutti conoscono. Un primo concetto è l'assunzione di eterosessualità, il fatto che si dà per scontato sempre che il nostro interlocutore sia eterosessuale, al lavoro, in classe, in qualunque contesto in cui si chieda il moroso o l'emorosa, e si dà anche dal punto di vista clinico. Penso alle ginecologhe, penso a tanti ambiti anche medici, in cui c'è stata una ricerca molto interessante sulla medicina, in questo caso che si chiama pazienti imprevisti, il fatto che si dà sempre per scontato che si ha a che fare con una persona eterosessuale. In particolare lo si vede nel linguaggio. Che l'omosessualità sia tenuta come qualcosa di privato. Non mi interessa cosa fanno due persone in camera da letto. Il problema è che la vita non è la camera da letto, la persona omosessuale ha una vita che ha anche lavoro, coppia, famiglia allargata, parenti, no? Mentre l'ambito omosessuale viene sempre considerato qualcosa da tenere privato, per non parlare anche delle scene in pubblico, cioè, non ultimo quest'estate che il bagnino andava a riprendere le coppie di donne che magari si abbracciavano in spiaggia. L'omofobia interiorizzata, altro concetto molto importante, è il fatto che l'omosessuale cresce nel contesto alla maggior parte eterosessuale, quindi ne assimila i pregiudizi e gli stereotipi, e ciò può avere un effetto su di sé, sulla propria autostima, sulla propria percezione di sé, sulla propria immagine, anche grave. Il fatto che l'omosessualità è uno stigma nascondibile, come diceva Goffman, ovvero non è evidente come per esempio il colore della pelle, per cui la mia omosessualità è negoziata in qualunque interazione. Ogni volta che parlo dall'agente immobiliare che mi fa vedere un appartamento, al collega, all'educatrice di mio figlio, io ho un meccanismo automatico velocissimo in cui negozio la mia visibilità, in cui decido cosa, quanto, come e perché dico, che può voler dire non dire niente, che può voler dire che ho il marito invece della moglie, che può voler dire lasciare tutte le desinenze un po' vaghe, che in inglese viene molto bene, in italiano un po' più difficile, non parlare per niente di me, questo nell'ambito lavorativo creano un po' i disagi, quindi evitare qualunque tipo di apertura, perché comunque è qualcosa che io decido ogni volta di dire. Però il problema è che non è che vuol dire andare a dire sono omosessuale, vuol dire anche parlare di sé. Ieri sera sono andata al cinema e mia moglie o mio marito ha detto che il film era una cavolata. Oppure, scusate, sono in ritardo, vado giù che mi aspetta mio marito, oppure mia moglie. Frasi quotidiane che tutti diciamo costantemente, ma che danno questa informazione. E che quindi la persona omosessuale continuamente deve decidere se dare o non dare. Spesso si dice, beh, ma le persone eterosessuali non dicono sono eterosessuali. In realtà lo fanno parlando semplicemente di sé. Ero fuori questo weekend in Croazia con... Allora, o non si dice con chi, o non si dice che si era in Croazia, o si dice la verità, o si cambia il genere, ma è un processo piuttosto complicato. Hanno fatto un esperimento con persone eterosessuali che non potevano per un numero di giorni dare nessuna frase, questo tipo di informazioni sulla propria vita, e sono usciti con un disagio fortissimo. Tutto ciò che vi ho detto finora
porta a quello che è lo stress da minoranza, questa grande categoria che ovviamente non riguarda solo la popolazione omosessuale. Nella popolazione omosessuale è particolarmente evidente per la questione della visibilità che vi ho appena raccontato. Il fatto di nascondersi, il fatto di monitorare il proprio comportamento, i ragazzi che stanno attenti, oddio sembrerò troppo effeminato, come parlo, come mi muovo, cioè un continuo monitoraggio di quello che si dice, di come ci si muove, di come ci si abbiglia, che può creare uno stress, un rumore bianco di sottofondo che condiziona la vita di ogni giorno e il proprio benessere. Al contrario del nascondimento c'è il coming out, cioè il rivelare il proprio orientamento sessuale, che è il contrario dell'outing, perché l'outing è quando lo fa qualcun altro al posto tuo. Il coming out, la visibilità, spesso è positiva per la salute mentale e psicofisica delle persone, perché dà la possibilità di vivere in trasparenza la propria vita. Chiaramente il coming out è continuo, perché non è che se lo si dice una volta, a meno che non si è Brad Pitt, non è che se lo si dice una volta lo sanno tutti e hai finito di dirlo. In ogni nuovo contesto sociale devi ribadire la tua vita sentimentale, il tuo orientamento sessuale, e quindi è qualcosa che ogni volta comporta quel tipo di decisione. Può essere anche una persona abituata alla visibilità che in certi contesti rinuncia ad essere visibile. Quando si hanno figli questo è diverso, perché se non parlano i genitori, parlano i figli. Perché se il bambino dice questa è mia mamma e anche questa, il coming out è presto fatto, anzi l'outing in questo caso. Per cui tutto il percorso di visibilità propria e di accettazione propria è fondamentale per arrivare a una serenità dell'ambiente domestico. E su questo anche entriamo in gioco noi clinici, noi professionisti. Perché la visibilità, non si può pensare ai segreti di famiglia in cui il bambino gli si dice sì, però fuori casa non devi dire com'è la nostra famiglia, no? Cioè è chiaro che la trasparenza in casa e fuori casa è un fattore protettivo per queste famiglie. E tutto ciò converge su un fattore, la presenza del riconoscimento giuridico, sociale, economico, esterno della propria costituzione familiare è un fattore protettivo fondamentale per il benessere di queste famiglie. L'Accademia Americana dei Pediatri ce lo dice dal 2006, ce l'ha ripetuto anche nel 2013 con ricerche enormi, in cui ci dicono, facendo ricerche tra prima e dopo l'ingresso di certe norme che tutelano, come cambia il benessere delle famiglie, perché chiaramente le famiglie sono più sicure, più stabili, sanno che non hanno qualcuno che può contestare la loro struttura familiare, sanno che a livello di successione, cura medica, rapporto con i figli, rapporto anche economico rispetto all'affitto, eccetera, eccetera, c'è una stabilità. Si sa che entrambe le figure sono ufficialmente riconosciute dalla legge e quindi dal contesto sociale, per cui sia la coppia che la prole vive una situazione più solida e più stabile. Adesso quello che fanno, voi saprete che con la legge Cirinnà è stata riconosciuta la coppia, il legame di coppia, ma non quello genitoriale, cosa a cui stanno provvedendo tanti tribunali italiani, perché tante di queste coppie con figli grandi insomma di qualche anno, adesso i figli più grandi che girano per le associazioni hanno ormai una ventina d'anni, quindi non parliamo più di bambini piccoli, parliamo di adolescenti, ragazzi che ormai hanno 18, 19, 20 anni. Tante coppie si sono rivolte ai tribunali per veder riconosciuto il loro legame con quella che è la famosa stepchild adoption, l'adozione speciale, e nella maggior parte dei casi dal tribunale è stata riconosciuta, per cui abbiamo il riconoscimento della coppia, ma non a livello legislativo, ma solo di sentenze, quello genitoriale con il genitore sociale, e per cui ancora oggi, non so, la madre sociale o il padre sociale, insieme alla madre biologica o al padre biologico, va a scuola il primo giorno a presentare la propria famiglia, a spiegare che la famiglia è costituita in questo modo, a presentarsi ai vicini, insomma creano loro l'humus sociale che ancora la legge non riconosce, però è sempre qualcosa di aleatorio,
qualcosa che si teme possa essere in qualche modo cambiato. Faccio un esempio: sala parto del burro. Per fortuna i casi che raccontano le mamme che hanno partorito qua sono sempre stati splendidi, ma uno deve sempre aver paura che cambi turno, perché è tutto aleatorio, è sul buon cuore, sulla buona fede delle persone che ci sono. Cambia turno, magari cambia anche il riconoscimento, cambiano le tutele, cambiano le garanzie, le autorizzazioni che le persone hanno, e così via in tutte le varie questioni. L'aleatorietà, il dover dipendere dal buon cuore, dalla disponibilità di chi incontri, è chiaramente un fattore di stress. Infatti c'era un articolo di Vittorio Lingiardi, sempre della Sapienza, che diceva: ai tempi i PAX fanno bene alla salute mentale, no? Ancora ai tempi dei PAX, proprio per questo motivo. Qua vi ho lasciato una bibliografia che avrete appunto nella relazione, e fischieranno oggi le orecchie a Federico Ferrari, perché era già stato nominato prima da chi mi ha preceduto. Questo è un libro che secondo me è eccezionale, in più parliamo di un collega sistemico, veramente eccezionale, perché con un linguaggio chiaro fa l'excursus della ricerca, ma anche della presa in carico, con anche qualche caso clinico, qualche approfondimento anche sulla presa in carico, quindi sicuramente un testo molto importante. Vi ho lasciato un focus su cosa dicono gli enti, gli ordini, le associazioni su questo argomento. Abbiamo l'Associazione Italiana di Psicologia, poi nella relazione sono completi i testi, qua ho messo solo degli spot. Dicono che è la qualità dei processi e delle dinamiche relazionali quella che conta, come è già stato ampiamente detto. E il fatto che i genitori siano in grado di assumere i ruoli e le responsabilità educative. La Società Psicoanalitica Italiana dice, in conclusione, i figli li faccia che voglia di accudirli con amore, ciò che conta in fondo è che ogni bambino abbia il suo presepe, la sua festa, che sia accolto e amato come un prodigio. Poi sul sesso biologico di bue e asinello non ci perderei molto tempo. C'era stato un intervento della ministra Lorenzina Porta a Porta in cui aveva detto varie cose su questo argomento, prontamente hanno risposto l'Ordine Nazionale degli Psicologi, dicendo appunto che la tesi della ministra non era supportata da ricerche e fonti scientifiche accreditate, ma che invece la letteratura scientifica e le ricerche in quest'ambito sono concordi nell'affermare che il sano e armonioso sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno delle famiglie omogenitoriali non risulta in alcun modo pregiudicato o compromesso, e che è importante garantire la tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali come quelle eterocomposte, senza discriminazioni e condizionamenti ideologici. Di nuovo l'Associazione Italiana di Psicologia, che è quella che, sapete, raduna i docenti, i ricercatori, insomma i colleghi che lavorano nelle università, negli istituti di ricerca, che dice anche qua: la società scientifica ormai si sono espresse in modo inequivocabile ed è importante che le autorità e le istituzioni ne prendano atto e si comportino di conseguenza. Vittorio Lingiardi della Sapienza e Cubelli di Trento, ex presidente IP, anche loro: non c'è una relazione tra l'orientamento sessuale dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell'adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale del bambino. Adulti coscienziosi e capaci di fornire cura, uomini o donne, eterosessuali e omosessuali, possono essere ottimi genitori. L'Accademia dei Pediatri, come ve lo dicevo prima: il benessere dei bambini è influenzato dalla qualità delle relazioni con i genitori, dal senso di sicurezza e competenza di questi e dalla presenza di un sostegno sociale e economico alle famiglie. L'Accademia Americana della Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza dice: studi sugli esiti educativi di figli cresciuti da genitori omo-bisessuali messi a confronto con quelli cresciuti da genitori eterosessuali non depongono per un diverso grado di instabilità nella relazione genitori-figli rispetto ai disturbi evolutivi nei figli. L'Associazione Americana Psicoanalitica: genitori coinvolti, competenti, capaci di cura e di responsabilità educative è quello che conta, senza pregiudizio relativo all'orientamento sessuale. Queste sono tutte le associazioni varie che hanno fatto dichiarazioni o policy statement su questi argomenti, ancora da aggiornare perché sono talmente continue e tante che non si riesce a starci dietro. E poi volevo proporvi alcuni strumenti utili per la pratica pedagogica o clinica. Il libro di Tommy, che è fatto proprio per parlare a scuola, quindi come professionisti rispetto agli educatori, ma lo usano anche i genitori quando vanno a scuola a parlare, proprio un manuale su omogenitorialità dedicato alla scuola,
che appunto spiega con linguaggio grafico dei bambini. Maestra, ma sarà due mamme, un grande convegno che c'è stato a Bologna, alla Facoltà di Pedagogia e Scienze dell'Educazione sull'omogenitorialità nei servizi educativi, sempre questo appunto per parlare a scuola col linguaggio corretto. E poi tutta una serie di libri che tra l'altro trattano i temi non solo delle famiglie omogenitoriali, ma più ampiamente delle famiglie diverse, multiple. Quindi tutti i vari libri che spiega tutti i vari tanti tipi di famiglie che adesso comunque da diverso tempo esistono anche in versione italiana. Quindi tutte le varie forme di genitorialità. C'è tutta la serie dei libri dello Stampatello che sono specifici per parlare di omogenitorialità, quindi è proprio una casa editrice che fa libri sull'omogenitorialità o li traduce, anche spesso li traduce da pubblicazioni straniere, sia con famiglie cosiddette ex etero, Qual è il segreto di papà, ad esempio, sia famiglie nate all'interno della famiglia omogenitoriale, ma anche parla di migranti, no? Vari tipi di famiglia e di il matrimonio dello zio, insomma tante tante cose. Perché i due papà, perché due mamme sono ad esempio di questa edizione, Piccola storia di una famiglia, appunto in cui spiega per spiegare ai bambini questo linguaggio, e si usa anche appunto nelle scuole, laddove non vengono banditi, Più ricche di un re, Piccolo uovo, appunto Qual è il segreto di papà, Il matrimonio dello zio, no? e vari temi simili. Tango siamo in tre, non so se conoscete la storia vera dei due pinguini dello zoo di New York, di Central Park, che erano maschi, covavano sempre sassi sperando di generare, ovviamente non succedeva mai niente finché c'è stato un uovo abbandonato, l'hanno lasciato covare a loro, è nato Tango e effettivamente questi due pinguini hanno cresciuto questo piccolo pinguino e da lì è stato fatto questo libro. E poi appunto così via, chiaramente in inglese e in francese ci sono mille libri, ma adesso anche in Italia ce ne sono sempre di più, e addirittura anche gli strumenti tipo figure da colorare e via così, tanti tanti strumenti. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al dibattito. Grazie.